Martedì 24 maggio, oggi è una giornata davvero importante per il Carnevale di Fano perché al Teatro della Fortuna verrà firmato un accordo insieme ad altre 8 città italiane per avviare un percorso finalizzato al riconoscimento UNESCO del Carnevale come patrimonio immateriale. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo bellissimo Teatro della Fortuna di Fano che oggi ospita la firma del Memorandum of Understanding, rete dei carnevali storici e di Cartapesta. La Regione ha sempre sostenuto questa manifestazione importante appunto a livello regionale e oggi un altro passo in avanti. Assolutamente sì, la candidatura UNESCO per la nostra Regione è sicuramente un orgoglio da sostenere, quindi la Regione Marche c'è, ci sarà a sostegno del Carnevale di Fano, ma di tutti i Carnevali d'Italia che sono un nostro orgoglio e quindi oggi la mia presenza in rappresentanza della Regione è proprio a suffragare questa importante iniziativa che oggi inizia un percorso, quindi ci vedrà affiancati insieme al Comune di Fano, insieme anche a tutte le altre amministrazioni comunali e anche amministrazioni regionali, quindi la Regione Marche c'è e ci sarà. Penso che sia un onore per le Marche ospitare questa iniziativa che mira a salvaguardare il valore sociale dei carnevali. Sì, io credo che non solo è un onore, ma è importante per noi continuare su una strategia di recupero delle tradizioni, delle identità che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, che rappresentano un valore aggiunto per le comunità e per la socialità. Io credo che è un lavoro che si stiamo svolgendo in linea generale, che con questa iniziativa trova una specificità importante. Io mi sento di ringraziare tutti gli organizzatori, mi sento di ringraziare tutti coloro che lavorano, che sono tantissimi, anche organizzazioni che diventano i carnevali stessi. C'è bisogno di passione, c'è bisogno di tanta dedizione, c'è bisogno di uno sforzo enorme, soprattutto in questi anni ha condizionato tantissimo la nostra quotidianità e anche queste eccellenze. Il Carnevale, Assessore, rappresenta sicuramente un valore aggiunto per la comunità, ha raccontato anche in breve un po' quella che è stata la sua esperienza dall'associazionismo all'organizzazione di eventi, un evento che viene tramandato di generazione in generazione. Sì, io credo che questo sia veramente un momento storico, l'ho raccontato perché credo che questa voglia di organizzare cose e questa vitalità che la città esprime, questo DNA creativo, arrivi proprio dal fatto che la nostra città ha una storia lunga secoli e che riguarda il carnevale, dove persone sono nate nel manipolare oggetti, nel creare, nel pensare a cose nuove, quindi i nostri nonni, i nostri padri hanno lavorato su questo e sicuramente ci hanno trasmesso dei valori e probabilmente quei valori oggi si esprimono nella nostra città. Ecco un po' anche quello che ho detto al convegno, pensiamo che tutto questo che è espresso nella nostra città è espresso in tante altre città italiane e pensiamo questa rete di città che si è messa insieme cosa può esprimere a livello italiano, un patrimonio italiano importantissimo fatto da persone che hanno vissuto in questo contesto creativo che si chiama il Carnevale. Quindi credo che oggi la firma che noi facciamo è un valorizzare tutte le persone che ci hanno lavorato, far emergere il valore vero del Carnevale ed accompagnarlo al futuro. Quindi credo che sia una cosa veramente importante averlo fatto tra l'altro nella nostra città, essere stati promotori di questo progetto ed è anche importante che tutte le città abbiano risposto presente. Sono veramente emozionata perché iniziamo questo percorso importante a cui il Comune in primis e noi come ente carnevalesca abbiamo lavorato e perché è importante questo possibile riconoscimento? Perché il carnevale è una cosa seria. Perché il carnevale è un patrimonio culturale che viene da lontano. I primi festeggiamenti carnevaleschi si possono far risalire ai Saturnali latini e quindi quanto ci siamo portati ad oggi della storia e della cultura italiana e non solo. Quindi se qualcuno pensa che il carnevale possa essere definito un'effimera festa, si sbaglia. Il carnevale ha una grande tradizione che deve essere portata avanti. Presidente, una giornata veramente storica per il Carnevale di Fano e per l'intera città, un documento che parte proprio da qua, dal Teatro della Fortuna.
Sì, una giornata storica, una giornata dove iniziamo un percorso per raccontare e dire al mondo che il carnevale è un patrimonio da tutelare, perché ha una valenza sociale e culturale talmente importante che non va dispersa. Attraverso il mascheramento noi diventiamo altro da noi e in quel momento ci esprimiamo in un modo che normalmente nell'ordine costituito non riusciamo a fare. Quindi dritti all'obiettivo e ora si inizia a lavorare. Un iter che purtroppo sarà in salita, però vi darà modo di lavorare insieme, in sinergia e di confrontarvi anche nei prossimi mesi. Assolutamente, ma questo è solo un valore. In questi due anni dove i carnevali sono stati penalizzati, abbiamo però avuto modo di incontrarci con tanti e ci siamo resi conto che nessuno è meglio di un altro, ma che tutti abbiamo una importanza per i nostri territori fondamentale. Ci incontreremo e produrremo le documentazioni che il dossier ci richiede. Sindaco, dobbiamo dire che il carnevale rappresenta un valore aggiunto per la comunità e questa iniziativa parte oggi proprio dalla città di Fano. Sì, non si può non riconoscere che il carnevale sia per l'Italia ma per il mondo un valore immateriale straordinario e tutti quei patrimoni vanno preservati, vanno curati, vanno coltivati e vanno garantiti. E il riconoscimento UNESCO va in questa direzione, Fano a pieno titolo è in questo contesto. È ad oggi, perché non abbiamo alcun documento risalente a una data precedente, è il carnevale più antico del mondo. Chi meglio di Fano può garantire una continuità e un'attenzione come la nostra? E quindi siamo stati promotori, anch'io in prima persona, per creare questa rete, ma posso dire che la rete si amplierà perché stanno arrivando telefonate e da altre realtà, ma noi su questo però siamo esigenti. Chi starà in questa rete deve avere un patrimonio storico importante riferito al carnevale. Il carnevale a Fano è una cosa seria, è un punto culturale fondamentale, sberleffo, è tradizione popolare, è maestranze, è artigianato artistico, è tantissime cose. Ed è ovvio anche riconoscere, conseguire questo riconoscimento anche un valore oltre morale, ma anche direi diventa un'opportunità, perché è un riconoscimento mondiale e quindi con le sue ricadute anche turistiche, economiche, culturali, per cui è un percorso, sappiamo, consapevoli, non breve, ma con buone possibilità di raggiungere il risultato. L'entusiasmo c'è, la convinzione c'è, il materiale, la sostanza ci sono, quindi buon viaggio e buon carnevale. Reale a Fano per questo importante appuntamento, che valore ha per voi questo percorso? È un'occasione importantissima e impossibile perderla. Sappiamo bene l'importanza che ha essere all'interno di un circuito così grande come quello dell'UNESCO. Lo sappiamo bene anche perché Acireale anni fa non è entrata nel settore dell'UNESCO sul discorso del barocco, e sappiamo bene invece il vantaggio che hanno avuto le città che sono entrate. Di conseguenza questo treno non lo vogliamo perdere, questo treno stiamo facendo di tutto per esserci, perché sarà una grande possibilità di sviluppo per il carnevale di Acireale, ma per tutti i carnevali che appunto lavorano la carta pesta. Noi come Carnevale di Acireale abbiamo molto lavorato in questi anni per cercare di creare una rete, per cercare di mettere in comunicazione tutti i carnevali e far sì che appunto aumentare la sensibilità, l'apprezzamento dei carnevali, perché in realtà dietro il mondo del carnevale c'è un grosso lavoro, sono tantissimi gli artigiani, gli artisti e le persone che lavorano e che dipendono dal carnevale. Dunque è arrivato il tempo di poter dare il giusto lustro e la giusta importanza a tutti i nostri carnevali.
Il carnevale come patrimonio culturale immateriale, beh, insomma, potrebbe essere un importante traguardo da raggiungere. Sì, dici bene, un traguardo importantissimo per tutta la città di Avola, per il carnevale e per tutta la zona sud della nostra provincia. Un traguardo importante, come ben dici tu, nell'inserimento del carnevale di Avola come candidatura nella lista rappresentativa del patrimonio UNESCO. Un'altra sciccheria, possiamo dire, ad aggiungere al nostro carnevale, che in questi anni abbiamo lavorato e abbiamo fatto tantissimo per portare lustro al nostro carnevale, soprattutto per i mastricarristi, per la città, perché ha veramente bisogno di questo, di tutto quello che c'è poi dietro il patrimonio UNESCO, di tutte le possibilità sia finanziarie sia di lustro che possiamo avere. Quindi per noi è un'ottima cosa essere qui oggi a Fano e partecipare a questa candidatura. Sciacca, un altro carnevale importantissimo d'Italia, da quanti anni si svolge? Ma ufficialmente, o meglio nella maniera istituzionale, è stato dato un inizio proprio all'inizio del Novecento, quindi del 1900. Sono 120 anni che il Comune l'ha preso in carico. È chiaro che la manifestazione esisteva già antecedentemente sotto forma, come dire, spontanea, ed erano i gruppi di famiglie o gruppi e associazioni di pescatori o piuttosto che falegnami o le varie associazioni, insomma, che lo proponevano secondo dei riti che erano ben determinati. Una lunga storia e oggi la firma di questo accordo. Sì, penso che sia un obiettivo importante raggiunto, ma soprattutto raggiunto con queste città che hanno già di per sé una lunghissima tradizione, e quindi una tradizione anche condivisa a questo punto, seppur nelle diversità. Sono dei momenti di festa popolare che però coinvolgono tantissime persone, almeno da noi coinvolgono migliaia di persone nella preparazione del carnevale, in quanto sono diverse le attività che concorrono alla buona riuscita della festa, dai ceramisti ai cartapestai, a chi fa i movimenti, a chi ha le sarte, alle costumisti, ai musicisti, cose. Quindi un popolo veramente di persone che si muove per questo grande evento, che ha una fortissima caratterizzazione di partecipazione popolare. Dopo due anni di pandemia si torna piano piano alla normalità, tra l'altro a 100 siete in piena festa. Esattamente, abbiamo appena concluso la seconda domenica di carnevale, ne abbiamo ancora altre tre davanti, quindi è veramente una grande emozione ritornare in piazza, ritornare a vedere la città che torna a vivere, e quindi dopo due anni di stop forzato è veramente molto bello. Tradizioni, maestranze, indotto economico, insomma intorno al carnevale c'è veramente un mondo a parte, e oggi la firma di questo accordo anche da parte vostra. Assolutamente sì, il carnevale di Cento è un carnevale storico, è anche riconosciuto negli affreschi del Guercino, quindi ha veramente una storia anche dal 600 in poi, quindi insomma una tradizione che è cambiata negli anni, si è sviluppata e è andata a migliorarsi anche, quindi è chiaro che anche la firma di questo protocollo valorizza ulteriormente quella che per noi è una manifestazione storica e che porta un indotto molto importante dal punto di vista turistico, e valorizza soprattutto anche quella che è la maestranza, cioè la lavorazione della cartapesta, e riconosce in particolar modo il lavoro incredibile che fanno tutte le nostre società carnevalesche, quindi assolutamente un percorso che ci tenevamo a portare avanti, a fare proprio per valorizzare ulteriormente questa tradizione che noi abbiamo. Buon carnevale a voi e a tutta la città. Grazie, grazie mille, venite a trovarci a Cento.
esempio Pausania, il carnevale si è già concluso, come è andata dopo questo stop forzato? È andata molto bene perché c'è stata una notevole partecipazione di pubblico ma anche di figuranti. Avevamo meno carri del solito proprio per effetto della pandemia e del poco tempo a disposizione. Devo dire che l'amministrazione comunale ha visto giusto nel cogliere un'esigenza che comunque era palpabile fra la popolazione e nel territorio, quella di riprendere a tutti gli effetti la normalità della vita, delle manifestazioni e anche degli eventi. È un evento come il carnevale, era importante riproporlo proprio anche per la storicità che ha. Appunto, vista questa storicità, può avere un ulteriore riconoscimento con il percorso che viene avviato oggi? Non c'è dubbio che il percorso di oggi è di una notevolissima importanza, un riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio, del carnevale come patrimonio immateriale è qualcosa che qualifica ulteriormente, che apre le porte alla possibilità di accedere anche a finanziamenti importanti per i quali il carnevale veramente ha necessità, indubbiamente. Sindaco, nel suo intervento ha innanzitutto voluto sottolineare questa importanza del patrimonio italiano che è veramente di qualità. Sì, sicuramente lo scopriamo sempre di più anche frequentandoci quanto è importante, quanto è rilevante questo patrimonio. Ed è un patrimonio davvero da scoprire. Dobbiamo farlo vedere a tutta l'Italia perché davvero questo è una cosa straordinaria per tutti noi e ci fa sentire veramente molto uniti, molto vicini a questa nostra grande nazione. E speriamo a questo punto che anche il carnevale possa entrare a far parte del patrimonio immateriale. Io non ho dubbi che vi entrerà, perché davvero come si presenta non può che entrare, perché davvero rappresenta noi, la nostra origine, la nostra appartenenza, il nostro essere, il nostro vivere, il nostro costruire, il nostro manifestarsi. E quindi non può che essere, non può che rientrare perché siamo noi. Francia, anche lei ha firmato poco fa questo documento, ha detto anche che in realtà in tutte quelle città in cui c'è il carnevale si respira veramente un'aria diversa. Sì, sicuramente. Oggi, grazie al Comune di Fano, abbiamo iniziato insomma questo percorso di cui siamo veramente veramente contenti. Il carnevale, come dicevo, è una manifestazione diversa da tutte le altre. Si respira 365 giorni all'anno e i protagonisti del carnevale non sono i comuni, non sono gli enti, ma sono le persone, il popolo. E quindi questo ci aiuta a organizzare delle cose stupende e valorizzare il più possibile questo tipo di manifestazioni. Non solo un piacere, ma è ovviamente un dovere. E questo tipo di iniziativa o quello del Comitato per i beni immateriali dell'UNESCO credo che sia l'apice di questo percorso. Sarà un percorso lungo, non sarà facile, sarà ostacoli, ma intanto oggi avevo messo una pietra importante.